E salve a tutti, gente, qua c'è chi parla su qui un nuovo episodio di Yooka-Laylee. Nella scorsa puntata abbiamo continuato questo mondo facendo effettivamente un dungeon acquatico. Sapeva molto di Banjo-Tooie perché finora tutte le missioni che abbiamo fatto erano corte, piccole, se ci impiegavo tanto era perché non ero capace, ma quella invece era a livello di Banjo-Tooie in quanto longevità delle cose. Vabbè. Ciao, io Rextra, io qui per mostrare i miei meravigliosi giochi arcade. Ciao Rextra, siamo noi, Yooka-Laylee, ricordi? Se avete monetina potete provare un nuovo gioco arcade. Questi personaggi dei vecchi giochi non hanno molta memoria, eh? Almeno non si è ancora impallato. Toco, amici, hanno monetine? Prego, avvicinatevi a Arcade e premetterà se vincete Rextra da premio speciale. Non so, non l'abbiamo ancora fatto questo. Amici vogliono giocare a divertente gioco Arcade? Proviamo. Caricamento. Sa molto di Donkey Kong. Cos'è? Cattivi stanno attaccando palude. Solo droni e più toghi possono difendere aria da impiegarmi. Apice di ferocità. Regole. Gioco durata 2 minuti. Sconfiggere impiegarmi. Prendere potenziamenti. Realizzate record. Esposati per accelerazione. Y. Attacco aereo. Vediamo che tipo di attacco aereo è, più che altro. Dovrebbe essere tipo un 2D qualcosa. Siamo quell'ape lì, questo ho capito. Ah, tra l'altro siamo quell'ape lì, ma non voliamo. Pensavo di volare, però no. Se sto qua. Sì, ok, però se la pedana non collabora non sto qui intrappolato mezz'ora. Bella. Chiarola. Ok, effettivamente crepare forse è meglio. Non l'ho vinta mai nella vita questa. Capite che si possono fare le combo così, però. Van per le lunghe questo coso. Il record non so neanche qual è. Statistiche, prego. Wow, una di migliori performance arcade della storia. Davvero? Come fai a saperlo? Non ti ricordi neanche cosa hai mangiato a pranzo. Rextra, ok, ora memoria sta tornando. Rextra, ho cancellato un po' di dati. Fate altra partita se volete. Se volete, se amici battono record di Rextra o altro premio stavolta. Amici vogliono giocare ancora? Per battere record?
altro premio? Vieni qui. Ok, capito. Nada. Che sfortuna! Amici, in un anno, battuto record di Rextro. Niente premio. Amici, vogliono giocare ancora? No. Abbiamo visto che c'era Dr. Pux qua. Da qualche parte nella zona acquatica. Eccola lì. Vediamo cosa otteniamo. Che novità hai per noi, Dr. Pux? Oh, ciao, non vi aspettavo. Mi dispiace doverci incontrare in un posto così umido, maleodorante. Penso che qui tra i giunchi ti saresti sentita a casa. Ora che mi ci fai pensare, ho pronta una per voi trasformazione molto speciale. Una per voi, una... Ok, lasciate bene. La prossima forma è talmente potente che quello stupido dottor Quack non si capirà niente. Siamo pronti? Abbiamo trovato il Moleculus. Ottimo, salite sulla piattaforma e premete A per avviare il raggio DNA. Anche se non so per cosa ancora, però va bene. Siete pronti per la trasformazione? Sì. Ecco cosa. Magnifico! Questa sì che è una trasformazione. Per controllare il banco usa L. Usa B per... per nuotare, Y per attaccare. Troppi comandi. Usa il banco, usate... per notare e Y per attaccare. Ok. Ok, capisco. Figo, non sapevo mai nella vita di questa trasformazione. Ora dove li devo usare? Qua dove c'era la cosa del bus. È lì dove c'era la corrente, immagino. No, non ci posso andare neanche con loro. Quindi non è riservata a qualcun altro. Aiuto, gli spuntoni. Ah, ok. Posso andarci con loro? Sì, loro possono andarci, va bene. Serve solo a questo, dubito, dai. Solo perché abbiamo un pulsante attacco. Non c'è nulla da attaccare qua sotto. Ah, giusto lì. Bene. Turbatura oscurata, ok. Devo capirci ancora cosa devo fare. Non possono andare attraverso, ok. Buona sapersi almeno. Calma, perché adesso soffia? Ah, forse ho capito. Loro possono anche distruggere le cose appuntite, così devono venire qua ukulele da soli. Forse. Ah no, aspetta, erano attiva. Scusate. Ha senso. Non ci capisco niente. Help. Oh.
Scusa? Guardate l'ombra dei pesci. Sembra quasi un riferimento da quanto sono pixelati, perché sembrano dei pixel art perfetti di pesci. Posso attaccare voi? Bellissimo. Cosa vuoi attaccarmi? Brutto schifoso. Cosa non fa nulla. Non sto tornando indietro, vero? Non sembrerebbe. Carrello, terra, mi serve aiuto. E voi andate a prendere una San Bernardo che sappia trattenere a lungo il respiro. Cos'è successo? Un cercatore di immondizia subacquea come me sa che il lavoro comporta dei rischi, ma quando i muscoli, i mucchi di ossa sono frammenti, hanno colto di sorpresa, è giunta la mia ora. Non preoccuparti, ti ritireremo fuori da quella montagna di ossa in un attimo. Melone? Parlano dei piranha. Ah, molto meglio. Tenete prima ho raccolto questa carta stracciata. È un po' sporca, ma dicono che è la spazzatura di un carrello eroico sia il tesoro di un altro avventuriero. Fantastico, è proprio quello che volevamo. Benissimo. Grazie ancora per la Peggy, torni a riva? Le ossa mi hanno schiacciato, le ruote, oltre che il morale, sembra che finirò qui i miei giorni, a meno che voi due non vogliate portarmi via da qui. Mi dispiace, non parliamo la tua lingua, andiamo Yuka, se la caverà. Non so se effettivamente vuole dire che magari devo tornare nei panni di Ukeleli e fare qualcosa riguardo. Tanto tutta sta zona serve. Il fatto che ci sono delle pedane qua mi fa pensare che questa acqua verrà tolta. Ma non come questi pesci, mi sa, non con loro. Però sì, mi sa di acqua che verrà tolta. Quel lago lì probabilmente verrà prosciugato in qualche modo e cambierà completamente queste zone. Perché questa cosa qui è un po' troppo sospetta, dato che ha ruotato tutto il tempo. Vabbè, per il momento facciamo finta di non sapere e andiamo. Perché c'è sempre un pesce indietro? Sbucchiamo dal tubo che non potevamo passare, vero? E facci. Yep. Posso distruggere queste cose comunque? No, sembrerebbe io. Sì. Però queste ossa sono qui a caso. Ok. E sono due pesci con i pesci. C'è altro? Mi sembra di no per il momento. Trovarlo dal fondo del mar, però dove cavolo è il DNA?
Siete pronti per la trasformazione? Sì, grazie. Carina la trasformazione. Grazie. E quanto abbiamo preso però la trapeggi? Va bene. È ora di uscire da sta zona, mi sa. Quello cos'è? Ah, è una torcia, ok. E l'acqua che si usciva, vero? Sono nuove, questa cosa fa? Credo sia nei confini. Se tubature giganti dicono qualcosa. È bello che questo mondo non è neanche ancora esteso, eppure sembra gigante. Oh, ciao! Non ho ancora fatto quello del primo mondo e faccio già il terzo? Ci provo. Ma guarda un po', gli eroi moderni sono tornati per le avventure datate del vecchio Kartos. Sicuri che queste cose non siano troppo antiquate per voi giovani? Eroi? L'ha presa sul personale. Ha ragione, sono troppo antiquate. Andiamocene, Yuka. No, aspettate, stavo scherzando. Fatevi un giro con me. Qui ci sono qui ci sente molto soli. Ok. Lei li stava scherzando, Kartos. Andiamo a fare un giro. Yahoo, se volete mettervi le zampe sulle peggi stavolta dovrete raccogliere 125 gemme. Andiamo. Devo spiegarvi come funziona, bestiacce? No. Non è la prima volta allora. Zompate dentro e si parte. Wow. Giusto, dovrei attaccare anche. Avrei dovuto richiedere informazioni, cavolo. Sto facendo schifo qua. Devo sparare. Non li vedo sti cosi. Quello del mondo 2 l'ho fatta quasi bene la cosa. Non siamo neanche alla fine. Lì dove ero costretto a accelerare, penso che per prendere quella gemma dorata che ho saltato. Sta facendo dei giri? Mi sembra di essere passato di qua. Fai giri. Mi sa. Lì che voleva che facessi? Ok, lì vedo il finale, quindi no, non è solo giri. Non sono neanche mai arrivata al 100. Quella cosa ancora non ho capito come prenderla.
Wow, mi ha fatto finire sopra. Bene, possiamo ricominciare. Non so neanche come cavolo finirla sta cosa. Io lì come faccio? Devo essere colpito per forza lì. Vabbè, mi sta facendo praticizzare, questo è sicuro. Ok, l'area centrale è la fine. Capito, è un cerchio. Accidenti, non avete... Ok, capito, sorry. Rifaccio. Era per studiare il campo. Ok, grazie. Quello solo l'ho saltato. Attenzione a me. Quello lì è imprendibile, quel barile lì. Gestisci il tuo gioco. Questa è l'area che voglio evitare di più. Non ho neanche preso quello d'oro. Oh, grazie, ho fatto la maniera intesa. No! Con quello probabilmente sarei anche riuscito a ottenere i punti che mi servono. Dove ottengo adesso sti punti? Sti parini di merda. Grazie, me ne sono ricordato stavolta. Quanto sono? Ha detto 121 tipo. Potrei già andare per la metà. Ricordarsela quello problema. No! Perché mi fai salire? Ok, ho preso quello d'oro, quindi ho comunque un buon punteggio. Oh no, no. Brodo, ecco, tienito. Yahoo, ben fatto, compari. Oh, dannazione. Wow, questa va dritta tra le 5 corse migliori dell'ultimo decennio. In realtà, quello scenario così sfarzoso era tutto inutile. Non voglio sapere quanta memoria hanno sprecato per realizzarlo. Di che parli? Oh, già, un vero spreco. Ora dobbiamo scappare, Carlos. Abbiamo molto da fare. Tornate presto, allora. È bello avere qualcuno con cui parlare ogni tanto. Nessuno viene mai a trovarmi. Yay!
C'è motivo se nessuno viene a trovarti, man. Tecnicamente siamo già a mezz'ora. Vediamo cosa c'è qui. Tubo gigante. Oh? Ehi, chi è entrato? Interrompe l'ora del tè. Non fare casa a noi, siamo qui per la Paige. Tra poco ce ne andiamo. Fermi tutti, mi stai dicendo che ho preso l'inizio della mia soap opera perché voi due volete rubare il mio copriteriera preferito? Non è grave, puoi sempre guardarla più tardi. E leggere gli spoiler sui social media? Cavolo, l'hai sparata grossa. Dovrò proprio annientarti. Trev, occhio tentacolare, mostro di... Ok. Non pensavo di arrivare al boss, cavoli. Tra l'altro il boss del primo mondo era disponibile solo dopo l'espansione, quindi... Cosa devo fare? Ok. Ok, non so se ho fatto la sua prima fase. Ok. Timing. Molto probabile che crepi, soprattutto quando fa l'imprevedibile, ma ok. Ops. Ci riprovo. Voglio vedere effettivamente. I boss hanno una frase diversa dopo che torni dopo aver essere morti. Dai, su, fatelo sto riferimento. Ehi, non vi è bastato, eh? Sì, l'hanno fatto. Bravissimi. Sì, tra poco tentacolare, mostro marino infuriato. Ok, almeno non si sono dimenticati di quella chicca. Bene, questa dovrebbe essere la prima fase, ok. Ora che so più o meno come funziona, dovrebbe essere semplice, giusto? Solo capire quando lo farà effettivamente. Non so se l'ho fatto al suo massimo potenziale, ma... Ok. Ah, dopo avermi annientato userò le vostre ossa come... che cosa? Ok, per il tè. Va bene, però no, non mi piace la cosa. Acqua no, per favore. Ok.
un interessante modo di renderlo più difficile per la prima fase. Per la prima fase, quindi. Fatto tutti? Ok. Il ragionamento è lo stesso. Sembra farlo anche prima, adesso. Ok, ho colpito più volte. Ah, vi piace giocare? Ah, occhio, eh? Ma io vi sono il campione della palude. Questa mossa mi frega sempre. No! Ok. Bene. Forza, fatevi sotto! Se pensate di farcela. Vedere duri. Cacchio, devo leggere però! Ok, sto boss è effettivamente difficile, wow. Bene, quest'ultima fase. Devo farlo mentre lui mi segue, no, eh. Oh, grazie. Ma che cavolo, mi avete proprio dato una bella lezione. Con tutti gli occhi che si ritroverà, avrebbe dovuto guardarsi meglio le spalle. E va bene, prendete il copertiere. Quando tornerà mia moglie me la farà pagare. Quanto è quotante chiudere l'occhio così? Chiuso anche. Va bene, mi interessa, ok. Diamo una cena da loro. E così vi saluto, quindi. Quasi che è tutto, ciao, alla prossima, grazie per aver seguito questo episodio. Se così lasciate un like e arrivederci a tutti quanti. Ciao ciao!